appena incontrato il vicepresidente Timmermans, abbiamo parlato di molte cose, partendo ovviamente da quello che ormai è chiaro per me è un problema da risolvere, che è il Nutri-Score. L'abbiamo declinato, cercando di spiegare il perché anche dal punto di vista ambientale è un problema, perché il pollino verde viene dato prevalentemente a cibi ultra lavorati, che quindi hanno un maggior dispendio di acqua e di energia per la loro produzione, e spesso all'interno di packaging in plastica, e quindi dal punto di vista ambientale il Nutri-Score promuove pratiche che certamente non vanno in linea con la necessità di diminuire l'impatto dell'ambiente sull'ambiente da parte dei cibi. Questo è stato uno degli argomenti, poi ovviamente abbiamo parlato anche di come la PAC è il Next Generation EU e il nostro piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere integrati con strumenti diversi, ma che vanno sempre nella direzione del Green Deal, e ci siamo confrontati su questi temi con grande franchezza, ma credo anche con positività. Ministro, visto che ha incontrato il vicepresidente Timmermans, una delle cose da chiarire è questa integrazione degli obiettivi della Farm to Fork su pesticidi e quant'altro dentro i piani nazionali strategici. Ieri un gruppo di paesi, Spagna, Francia, Germania, ha chiesto che questa cosa sì, si può fare, ma ci vuole prima una valutazione di impatto di questi target sull'agricoltura, sugli agricoltori, sulla produzione. Qual è la posizione dell'Italia? No, intanto la ringrazio, perché alcuni europarlamentari anche hanno detto che c'è una delusione rispetto alla mancata discontinuità tra gli interventi che ho fatto in Consiglio e la precedente ministra. In realtà abbiamo detto delle banalità. Il fatto che le raccomandazioni non abbiano un carattere giuridico vincolante è un'ovvietà. Questo non significa che all'interno della PAC gli obiettivi del Green Deal da una parte e della biodiversità dall'altra, della Farm to Fork, non vengano ripresi e inseriti all'interno della PAC. Io credo però che oggettivamente l'impatto vada valutato. Se hai un obiettivo e vuoi raggiungerlo, devi valutare le azioni che metti in campo per raggiungerlo, per capire se l'impatto che ha poi ti porta in quella direzione o ti porta da un'altra parte. E l'altra cosa che dico è che i sistemi produttivi, da quelli industriali che seguivo al MISE a quelli agricoli che seguo oggi, hanno bisogno di tempo per la transizione, e quindi va fatta la transizione, vanno imposti alcuni obiettivi, vanno dati gli strumenti flessibili ai paesi per raggiungere quegli obiettivi, ma precedentemente va fatta una valutazione dell'impatto. Grazie. Ministro, scusi se faccio una domanda di politica interna, ma questa mattina la stampa dà conto di una causa che starebbe preparando l'ex premier Giuseppe Conte contro Davide Casaleggio, e l'oggetto della contesa sarebbe circa 450.000 euro che alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle non avrebbero versato a Rousseau. Ecco, io vorrei chiedere, la storia del movimento che lì ha contribuito a far arrivare al governo del paese finirà in un'aula di tribunale? Ma io mi auguro di no, mi auguro che prevalga il buon senso. Certo, se si continua a dire che il Movimento 5 Stelle deve 450.000 euro a Rousseau, è difficile che vi sia un'alternativa, dato che non esiste nessun contratto. Il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto neanche un conto corrente, non ha mai avuto un'entrata, quindi non può avere contratti giuridicamente vincolanti con chi che sia. Ci sono stati dei parlamentari espulsi e questi non hanno versato, ma non possiamo farci nulla se non un'azione anche civile nei confronti eventualmente dei parlamentari che non hanno versato. Ma non si può pensare di bloccare uno strumento che il movimento ha utilizzato per un ipotetico debito che non esiste. Quindi io mi auguro sempre che prevalga il buon senso, dalle ultime dichiarazioni anche recenti non mi sembra sia così.